Stiamo passando in questo tunnel bellissimo e stavamo dicendo che sono veramente belle le gallerie qua in Norvegia perché riprendono proprio la forma della montagna e molto 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 belle. Madò, questo passaggio è super stretto, infatti lo dicevo all'inizio che era tipo 3 metri e mezzo la larghezza massima, quindi qua chi ha un mezzo un po' più grande non ci passa. In altezza sì, ma in larghezza no. Abbiamo appena beccato un camion mentre facevo manovra perché qua è strettissimo, si è anche aperto il frigo, quindi Veronichita adesso è andata a chiudere il frigo e quindi secondo me lui si è sbattuto un pochettino così del semaforo ed è passato lo stesso. E quindi ci siamo incontrati tipo a metà Sì, ma meno tunnel. male che c'era quello spiazzo, perché sennò Sì. cioè tu dovevi fartela in retro, perché di sicuro non si fa Ah la no, di retro un sicuro non camion. lui. Però ogni tanto c'è qualche spiazzo, però sono veramente rari, ne ho visti tipo due o Sì, tre. ma che culo che noi eravamo proprio lì dello Sì. Ed spiazzo. eccoci fuori del tunnel, ora controllo, ma secondo me c'è il semaforo anche qua o Guarda. no? No, non c'è il semaforo qua. Ci sono di Ma là. allora è solo per i pazzi. Ma allora è a doppio senso? E allora perché c'è il semaforo dalla tua Non lo parte? so. C'era il semaforo di là, ti giuro, con la fotocellula che guardava, cioè leggeva chi arriva, ci sono mezzi o meno. Però di qua non c'è il semaforo, quindi la gente può passare. E quindi è a doppio senso. Porca miseria. Comunque, ragazzi, siamo arrivati ufficialmente nei paraggi di Segla. Siamo nel classico paesino più sperduto di tutta la Norvegia. Guardate che roba. Ah, ho i faretti accesi dietro perché ho fatto retro prima, ora li spengo. Si sono dimenticati i faretti accesi dietro. Guarda, Cos'è? Ah, e passa il coso norvegese quanto abbiamo del... No, pagato? in realtà non è norvegese, ma questo qua è ancora svedese. Quanto abbiamo Swedish pagato? Transport Agency. 0,87 Perfetto. per il ponte Ah, di il Stoccolma. primo ponte. Sì, me lo ricordo. Vabbè, prima o poi arriveranno tutti da pagare, però finché sono a 0,87 centesimi non mi preoccupa, quando iniziano a essere un po' più cari, sì. Comunque guardate la vista che ha dietro questi alimentari, pazzesco. Che figo, questa casetta è molto molto bella. E nulla, dicevo che questo è il classico paesino sperduto della Norvegia. Gli orari del supermercato qua, supermercato, della Butikken Fjordgard, ah, Fjordgard il paesino, sono questi. 10-17 oppure 10-16 oppure la domenica, anzi forse sabato perché la domenica neanche è contemplata qua, 10-13. Quindi ci sta, lavorano 3 ore. Adesso andiamo a vedere i prezzi qua, saranno folli. Hello. Allora, devo prendere i biscotti. Niente, alla fine abbiamo fatto la spesa in questo piccolo supermarket, ho preso due cagate, ho speso un botto, tipo tanto, proprio tanto. Quindi va bene, vi dico solo che quest'olio marcio che da noi all'Eurospin lo paghi, non lo so, penso meno di 1 euro, qua l'abbiamo pagato 8 euro questo. Però ne avevamo Ma i semi bisogno. di girasole? Sì. Quello di olio di olivo costava tipo 15 euro, mi sono rifiutato. Faccio il caffettino ancora, no? Faccio il caffettino. Ancora dormire un attimino? Ti ho fatto dormire tanto. Sì, fa molto bella, amore, una bellissima giornata. Sole pieno, cielo azzurro, Segla ci aspetta. Buongiorno fanciulli, guardate che splendida giornata che è oggi. Infatti ne approfitteremo per fare un bellissimo trekking. Siamo a Senia e faremo il trekking fino al puntone, se si può dire così, di Segla. Quindi
Sono più o meno 5 km, 6 km, con un'ascesa di 600 metri e ci sono due versanti, cioè il versante est e il versante ovest. Noi faremo il versante est perché è quello un po' più panoramico. Abbiamo parcheggiato qua, questo parcheggio qui è gratuito ed è super tranquillo. Siamo arrivati ieri sera e non è ancora passato nessuno. Poco più su c'è un altro parcheggio, ma da quanto abbiamo letto su internet dovrebbe essere a pagamento. Le gambe noi ce le abbiamo ancora funzionanti, quindi abbiamo deciso di fare mezzo metro in più. Saranno 5 minuti, 10 minuti in più. Siamo pronti, Stefanino? Siamo pronti. Bigods. Tu da quant'è che vuoi fare questo trekking? Tanto, penso da tantissimo. Anni. Anni che mi dice voglio andare a Segre, voglio fare la foto, sì. Dove c'è il pum pum lì. Ma voglio fare due dronate, voglio fare un bel trekking. Guarda, finalmente una bella punte, giornata di sole. Oltretutto, ragazzi, volevo darvi due indicazioni che sono veramente divertenti secondo me. I norvegesi un tempo non sapevano o comunque non erano in grado di fare dei sentieri che arrivassero in cima alle loro montagne. Assurdo, la Norvegia è piena di montagne e i norvegesi non sapevano come costruire i sentieri. Così cosa hanno fatto? Hanno chiesto aiuto ai nepalesi per cercare un modo di arrivare agilmente in cima alle loro montagne. Quindi quando verrete in Norvegia vedrete che quasi tutti i sentieri sono proprio fatti tipo a scaletta, molto ordinati, molto precisini, proprio perché appunto era una tecnica nepalese per raggiungere la vetta delle montagne. Let's go. Comunque, fanciulli, non ci sembra vero, ma ci sono 12 gradi. Bigods ci segnava 12 gradi. Si sta da Dio, infatti. Infatti siamo partiti in felpa. Sì. Bellissimo. Ottimo giorno per camminare. Anche perché poi abbiamo già visto che per 4-5 giorni fa di nuovo un tempo di cacca. Pioggia, sì, l'anno brutto, nebbia. Pioggia, neve anche. Neve. Sì, sì. Qualche centimetro di neve. Ma sei ancora oltre il circolo, amore. Qua sì, il tempo ho capito, è pazzerello. Ma primavera inoltrata. Il tempo è pazzerello. Qua parte il sentiero e guardate cosa c'è. Una casetta con il posto per fare tipo il fuoco, con la griglia, si può mangiare qua, che figo. In Italia questa cosa non potrebbe mai esistire. Esistire! Cioè, allora, solo per capire, energia, il frigo con il caffè e tutte le cose, il listino prezzi e poi sarà tipo una... Sì, la cassettina, ma è qua forse? Ah no, forse le candele. No. Vabbè, ci sarà da qualche parte il posto per mettere i soldi. Ma qua funziona tanto così. Alcuni parcheggi abbiamo visto che adottano questo metodo qua. Tu parcheggi e poi o campeggi, eccetera, fai quello che devi fare, o vai in bagno e poi lasci i soldi nel box. Qua la stessa cosa. Ti danno la possibilità, magari quando torni, soprattutto d'inverno che c'è la neve, eccetera, un posto riparato dove fare il fuoco, dove mangiare, sederti comodo. Ci sono anche i divanetti. Qua c'è una paletta da mettere sotto il culettino per andare a fare un giro. Ma questo qua è tipo uno slittino. Che bello, con le lucine che ci sono tutte le No, lucine. Infatti è bellissimo, è meraviglioso qua. Cioè è brutto, è da dire, perché io sono patriottica e adoro l'Italia, però purtroppo siete consapevoli che questa cosa qua in Italia non durerebbe tanto. Sempre pensare male, però comunque... Non è pensare male, è essere obiettivi, sì, che sì. Non puoi mettere... Purtroppo, bisogna capire che alcune cose sono dei norvegesi perché hanno una mentalità che è tutto di tutti, un po' come la terra. Sì. Che infatti qua il campeggio con le tende, comunque anche con i van, è libero, perché puoi metterti dove vuoi, ovviamente rispettando le distanze altrui, le proprietà private, tutto quanto, però la terra è di tutti, tu puoi mettere una tenda ovunque. Sì, la natura è di tutti. La natura è di tutte, cosa che purtroppo non è nelle concezioni italiane o comunque di tanti tanti tantissimi stati europei. E quindi di conseguenza, se già lo Stato non abitua le persone a far capire che la terra è di tutti, ovviamente appena ti vedi una cosa del genere in mezzo alla natura, cosa fai? Te ne approfitti, o comunque non sai
comportarti di conseguenza. Sì, ma poi è questione di senso civico e di rispetto degli altri e della natura, no? Allora, qua siamo arrivati ad un bivio. Il sentiero Barden, o Barden, non lo so, che va nel lato ovest, e poi c'è il sentiero Esten che va dalla parte est. Teoricamente abbiamo letto che il sentiero Esten è quello un po' più panoramico, okay. Ecco. Cioè, raga, pensate quanto ci tengono. All'inizio del sentiero, la prima parte che sale così verso la montagna, hanno messo tutta l'illuminazione per farla di sera o comunque nel periodo magari invernale dove è tanto buio e danno la possibilità a chi vuole andare su. Ovviamente sono tutti lampade LED, vedo, con il pannellino solare. Che figo, altra mentalità. Amore, mi tocco solo sbaglio. Scalda il sole, eh? Tra un attimo siamo all'ombra. Si intravede Big Gods laggiù. Che scasso, piccolino. A tutti i gabbiani che li volano sopra, hai visto? Let's go! Comunque siamo a inizio maggio e c'è ancora un pochettino di neve comunque a salire sul primo tratto. Secondo me là all'ombra ne beccheremo abbastanza, amore. Però che sole, raga, che giornata, spettacolo! Abbiamo fatto un bel pezzo, amore. Figo. Bellissimo. Quanto abbiamo fatto? Abbiamo fatto 2 chilometri in 1 ora e 10 praticamente. Guardate che meraviglia di panorama. Madoi. Wow. Siamo a 322 metri di altezza e abbiamo fatto 275 metri di ascesa. È vuoto, è il parcheggio lì grande. Mm. La Bigot. È stanchina? No. Cioè, qua erano abbastanza i metri di dislivello. Sì. Quasi tutti qua, su sta salita qua. Più che altro che nella neve li senti ancora di più perché sprofondi un botto. Appena esci un po' dalle orme degli altri, sprofondi. Mi arriva la neve qua, tipo. Sì. Quindi poi devi fare strafatica a rialzarti. E lì che c'è la montagna quella alta 1000 metri? Sì. Quel pennacchio, esatto, bianco. Quel pennacchio bianco che vedevamo l'altro giorno. E 1000 metri. Esatto. 3-4 tunnel. Che figata. Sì. Estremo, davvero bello. Lì dentro, teoricamente, da qualche parte, dentro quel fiordo, ci dovrebbe essere quell'isoletta. Usoi. 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 Sì, però secondo me forse è più in là. Sì. Vanilla! Stupido! Ok. Là ci sono due tipi che stanno salendo, stanno faticando anche loro abbastanza nella neve. Eccoci fanciulli, abbiamo fatto 2 orette di camminata, 1 ora e mezza, siamo arrivati sotto Segla. Adesso pausa, acqua, biscottino e poi proseguiamo perché vogliamo arrivare esattamente lassù. Di solito si fa la pausa banana, noi facciamo la pausa biscottino. Sì. Biscottino da 8 euro. Esatto. Devo fare un volo col dronino qua. Che bella quella montagna là. Sì. No, là, dritto a te. Mi piace quella là. Anche quella là è bella. Quale? Quella là. Quella là. Ma sono tutte belle. Guarda quella, il mio quella dito. Là, quella là. Ho capito. Guarda il mio dito. Ma ho capito. Non so perché, ma mi ricorda Avatar. Avatar? Sai che ci sono tutte quelle montagne nell'acqua? Sì. È un bel posto. Secondo me comunque abbiamo fatto molto bene a passare da questa parte est. Sì. Perché l'altra parte ovest secondo me sarebbe stata tutta proprio
appiccicata alla montagna, sì. E non ti dava la possibilità di guardarla da lontano. Sì. Però per me è panino più biscottino. E mannaggia te che hai dimenticato la maglia. Mannaggia te, già tanto che ho fatto panini. Io ti ho detto mettila subito perché poi te la dimentichi. E io ho detto no, la mettiamo su, sai che bella, ne metti un botto. In realtà, vabbè. Comunque, grazie. Toast. Con vista. Enjoy. Cin. Cin. Cin cin. Ah, che buona, la senti la maglia, che buona. Sta buona. C'è ancora un po' di biscotto in bocca. Ah. Voilà, abbiamo perso. Tac. Tac. C'è un'aquila qua, ragazzi. Guardate. Che roba. Stravicina, eh. Quanto era vicina? Ti sei spaventato? Sì, perché è arrivata così, di punto in bianco. Stavo dormendo. Tu di mi hai fatto... in bianco, qua. Che meraviglia.